Buonasera a tutti. Buonasera, stiamo aspettando ancora gli ultimi che si stanno connettendo. Iniziamo con un po' di ritardo. Ci ritroviamo un'altra sera qui attraverso le piattaforme di internet in previsione della festa dell'adesione. Questa sera iniziamo questo percorso con un ospite d'eccezione che poi andremo a presentare, che già vedete qui nella finestra accanto alla mia. Attendiamo ancora qualche secondo, dopodiché iniziamo la serata. E allora rinnovo il mio ringraziamento a tutti che ci state seguendo e lascio subito la parola a Don Beppe, che è il nostro assistente diocesano del Movimento Lavoratori, per un momento di preghiera iniziale. Buonasera a tutti. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, la mail che abbiamo ricevuto come invito riportava all'inizio una frase di Seneca: non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Ecco, nella mia esperienza da velista dico che questa frase è molto vera. Il vento non lo possiamo dirigere, anzi è lui che dirige noi, e noi dobbiamo mettere le nostre vele in modo che il vento ci faccia camminare. Ecco, ancora di più con lo Spirito Santo, perché il vento ci costringe a seguirlo. Lo Spirito Santo non ci costringe, ma noi possiamo ascoltarlo e metterci in ascolto dello Spirito Santo e fare in modo che le vele della nostra vita si spieghino al suo soffio. Ecco, la preghiera di questa sera è una preghiera proprio che chiede allo Spirito Santo di soffiare abbondantemente sulle vele della nostra vita, perché possiamo seguirlo, fare la volontà di Dio e per questo portare frutto. Adesso, ecco. Vinci le paure che ci bloccano nel porto delle nostre false sicurezze. Donaci la grazia di non aspettare tempi migliori e fa che nel tempo in cui viviamo possiamo manifestare il tuo amore per l'umanità. Signore Gesù, amico degli uomini e vincitore della morte, donaci la forza di obbedire alla tua parola che ci invita a prendere il largo. Fa che abbiamo il tuo stesso sguardo d'amore per vedere davanti a noi nuovi orizzonti che si aprono, e aiutaci a spiegare le nostre vele al soffio dello Spirito Santo. Spirito Santo, forza che trasforma, vento che soffia dove vuole, scendi su di noi, non permettere che ti imprigioniamo dentro ai nostri schemi. Fa che non ti rattristiamo nelle chiusure dei nostri, si è fatto sempre così. Gonfia le nostre vele, costringici a cambiare rotta e spingici verso terre inesplorate per annunciare la parola di vita. Santissima Trinità, amore che rimane, affidiamo a te il timone della barca che è la Chiesa. Conducila secondo la tua santa volontà. Sostienila in mezzo alle tempeste e fa che in essa trovino posto tutti i naufraghi della storia. Amen. Grazie Don Peppe, stasera non potevamo non scegliere te per accompagnarci con la preghiera, visto il titolo della nostra serata, che
andiamo subito a iniziare. Il nostro sì a ve le spiegate. Ripartiamo e ci dirigiamo, navighiamo verso la festa dell'adesione. Come ci ha detto prima Don Beppe, la frase non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele, che è di Seneca, non può essere che vera in questo periodo, può rappresentare appieno il periodo che stiamo vivendo. Non possiamo, come azione cattolica, cambiare il corso degli eventi, ma sicuramente possiamo abitarli. Nonostante tutto, come azione cattolica, vogliamo essere dell'adesione. E vogliamo stare. Ci ha detto prima Don Beppe la frase non possiamo dirigere. Ok, c'è stato qualche problema. E allora il sì che diciamo anche quest'anno all'azione cattolica ha un valore ancora più forte. Il primo è il sì alla nostra associazione, che tanto amiamo e che tanto vogliamo, che tanto ci accompagna nella nostra vita. E il secondo è quello di impegnarci ad ascoltare il vento, a come tira, e allentare le corde oppure attenderle per far gonfiare le reti e poter navigare in questo mare, un po' come ci insegna anche Don Beppe nei suoi post su Facebook o nei suoi video sui social. E allora do il benvenuto e lo ringrazio per la sua partecipazione stasera a Diego Grando, che è il responsabile nazionale della promozione associativa del Centro Nazionale dell'Azione Cattolica. Ciao, tutto ok. Perfetto, ok. E Diego è della diocesi di Vittorio Veneto, che ricordiamo come Azione Cattolica Diocesana, perché ormai 3 anni fa abbiamo avuto il piacere di incontrarci con alcuni giovani della tua diocesi e la presidente Emanuela. Ci siamo incontrati con Mirko, con Daniele e con Silvia, che hanno fatto un gemellaggio di sostegno alla comunità di San Paolo Apostolo di Force, che era stata colpita dal sisma dopo il progetto per il mese della pace della vostra diocesi. Quindi corsi e ricorsi storici, ci rincontriamo un'altra volta e per noi è un piacere. E stasera non possiamo non ricordare, nella preghiera che ha fatto Don Beppe, anche la particolare situazione che stiamo vivendo e che sta vivendo il nostro territorio. Allora non possiamo non ricordare i medici, gli infermieri, il personale sanitario, il personale delle RSA di questo territorio, che stanno facendo di tutto per assistere i malati, e non possiamo non ricordare chi in questo periodo è nella tribolazione e nella sofferenza. Quindi un pensiero sicuramente va anche a queste persone. E iniziamo però il nostro incontro. Come avete visto dalla preghiera, ci sono poi anche altri ospiti che stanno fremendo nella sala regia, quindi anche Mattia stasera ha un po' in difficoltà perché ci sono tanti microfoni, ma poi lo scopriremo dopo, perché abbiamo pensato di dividere la serata in due parti. La prima la iniziamo subito chiedendo a Diego il motivo per cui ci siamo incontrati, che è quello: qual è il senso di proporre l'adesione all'Azione Cattolica in un anno particolare come questo? Grazie Diego. Eccomi qua. Intanto vi saluto tutti, vi ringrazio per questa ospitalità, perché poi non è solo una ospitalità in video, ma è un entrare nelle vostre case, come voi entrate nella mia casa, è un ospitarci in famiglia. Ecco, mi sento così fraternamente dentro alla famiglia dell'Azione Cattolica, ci sentiamo tutti a casa questa sera, no? E penso sia questa l'esperienza che poi condividiamo sempre quando ci incontriamo, quando in questo tempo, seppur dentro a un distanziamento, non ci sentiamo distanti, non ci arrendiamo alle distanze, ecco, non ci vogliamo assolutamente arrendere. Io sono della diocesi di Vittorio Veneto, come diceva bene Lorenzo, sono marito di Francesca e papà di 3 bambini. In questo momento loro sono già orientati alla camera, hanno visto il collegio, prima abbiamo discusso con Lorenzo di queste grandi proposte radio-televisive, e la prima parola che vi voglio dire è la gratitudine
il grazie. Partiamo tutti dall'esperienza del gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo. Stiamo offrendo quello che a nostra volta abbiamo ricevuto. Quindi chi è presidente, chi in questo momento sta facendo l'esperienza di responsabilità come sottoscritto dentro a un ambito del centro nazionale, non fa altro che restituire quello che l'associazione in tanti anni ha dato. Abbiamo ricevuto molto, ma dentro alla vostra presenza questa sera c'è una gratitudine del tutto particolare. Il Vangelo ci dice che nella giornata di oggi, in modo particolare, che a fare la differenza è la perseveranza, è il tener duro, è il rimanere presenti, è il rimanere. Ecco, io penso che un grazie particolare in una serata come questa vada a ciascuno di voi perché rimanete, perché siete qui in AC, siete qui a condividere un tempo, siete qui a condividere una parte della vostra vita, una parte dei vostri doni con altri. Siamo qui in rete e a fare la rete e a fare della rete una vera rete non basta un filo o una corda, servono dei nodi. Allora vi ringrazio perché questa sera ciascuno di voi si mette a disposizione per essere nodo di relazione. La rete è composta da tanti nodi e ciascun nodo rimanda ad un'altra parte più grande di rete. Ecco, vorrei davvero che questa sera ciascuno di noi si allargasse dentro alla possibilità di incontro e di confronto che avremo anche a questa possibilità nuova di legami, di raccontare la bellezza dell'azione cattolica dentro ad altre relazioni che possono diventare belle, significative, dentro ad altre persone che possiamo conquistare alla gioia di un cammino condiviso come quello dell'azione cattolica. E siamo qui anche, lo dico, perché dentro a questi nodi la rete non si squarci poi, no? Ciascuno è impegnato a tessere e a ritessere. Ciascuno di noi è chiamato a far sì che questa rete, seppur ricca, seppur dentro un tempo particolarmente complesso, non si rompa in questo momento. E allora, grazie a tutti, grazie a ciascuno, grazie a chi ha pensato a questa serata, grazie a questa azione cattolica che non sta ferma, grazie a questa azione cattolica che a un certo punto fa sì che ciascuno di noi sia un tessitore paziente e sapiente di quella grande vela. Certo, il soffio dello spirito ha bisogno di vele grandi, ben tessute per poter soffiare, per spingerci al largo, per farci uscire dai nostri porti, lo abbiamo detto nella preghiera, per non lasciare che la nostra barca sia mangiata dalla tignola e dalla ruggine, no? Dentro in porto, lì, ben conservata. Le relazioni, le iniziative, la testimonianza quotidiana che racconta con i fatti e non a parole il Vangelo della gioia, insieme anche alla preghiera offerta e spesso anche sofferta dei nostri anziani, sono i fili che tengono insieme e che fanno grande questa vela. Siamo abituati a portare questa in questi giorni, no? La mascherina, ma con una vela così piccola non andremo molto lontano. Abbiamo bisogno di continuare a lavorare perché la vela sia quanto più grande possibile e possa davvero coinvolgere quante più persone possibile. Perché? Perché la spinta a muovere incontro alle persone è data sì dalla forza del vento, ma anche dalla capacità di ciascuno di tessere vela, di farsi vela per gli altri. Oggi l'esperienza che facciamo è proprio quella di farci condurre, ce lo diceva Don Peppe prima, no? Di lasciarci condurre insieme da quel vento che sa gonfiare anche le vele, quelle un po' ammainate, un po'
pigre, in questo momento c'è anche un po' di pigrizia, no? Quindi conti, se non possiamo incontrarci, perché dobbiamo incontrarci a tutti i costi? Perché non ci lasciate un po' in pace a questo punto, no? Invece sentiamo forte un bisogno dentro di continuare a vederci. Il vento descritto negli Atti degli Apostoli, che raccontano la Pentecoste, a un certo punto è un vento gagliardo. Oggi più che mai abbiamo bisogno che sia lui a ribaltare lo stantio. E si è sempre fatto così. Anche del nostro navigare un po' sotto costa, anche come Azione Cattolica, del nostro lasciarci imbrigliare, attrarre dalle luci del porto. Quanto bello, rimaniamo qui in porto, insieme. E allora vado dentro a questa gratitudine a rispondere a quella domanda che mi è stata posta da Lorenzo. Che senso ha proporre l'adesione proprio in un tempo, in un anno particolare come questo? Provo a dirvelo attraverso alcune immagini. La prima immagine è questa. È un'immagine che, per chi è un po' esperito di Azione Cattolica, è una frase che sentiamo spesso, ma in questo tempo è particolarmente significativa. Vittorio Bachelet, negli anni bui che ha vissuto, nell'esperienza anche da presidente diocesano, erano gli anni del terrorismo, a un certo punto dice questa frase: nel momento in cui l'aratro della storia scavava a fondo rivoltando le zolle della società, che cosa dovevamo fare? In quel tempo, in quel momento, noi abbiamo deciso che era importante gettare il seme buono, il seme valido. Ecco, mi sembra che questa immagine sia un'immagine che torna nella concretezza del quotidiano faticoso, complesso che stiamo vivendo, il quotidiano inedito che stiamo vivendo. Oggi abbiamo bisogno di essere ancora Azione Cattolica. E come se ne abbiamo bisogno? Forse addirittura con una passione rinnovata, che sappia abitare, stare dentro, tenere insieme il quotidiano delle persone e gettare seme buono, seme valido. Oggi più che mai ha senso proporre l'adesione, perché quel seme valido è poi in noi, è il nostro camminare insieme da discepoli, missionari, dietro a Gesù Cristo. Ma è quel camminare insieme in questo momento che ci rende capaci di tradurre anche questo tempo come tempo di grazia. Il seme valido è il noi. Perché? Perché dentro a quel noi c'è il bisogno di stare e di camminare insieme, per crescere insieme e far crescere le nostre comunità. Se c'è qualcosa che oggi stringe il cuore è la solitudine delle persone. Siamo chiusi in casa, siamo separati, è l'isolamento. Eppure noi abbiamo una storia, una forza che viene dal Vangelo, la passione per l'uomo di questo tempo, la passione per questo tempo che stiamo vivendo, che ci spinge ad essere qui questa sera. Non vi sembra già questo un motivo valido per dire essere dell'Azione Cattolica, vivere un cammino e un tempo di adesione insieme ha ancora senso? Ve ne do un altro motivo, se non bastasse questo. Ha senso di essere dieci in questo momento. Chi siamo chiamati ad essere in questo momento? Allora, mi è venuta in mente un'altra immagine, è un'immagine che a me è particolarmente cara. L'ho incontrata in un libro di Madre Teresa di Calcutta, ma ho scoperto poi essere una frase di Santa Caterina da Siena.
E la frase dice questo: fatti capacità e io mi farò torrente. Ci sono momenti, e questo è uno di questi momenti, in cui servono fuori e strutture capienti per contenere l'umanità da una parte e la grazia del Signore dall'altra. La grazia del Signore continua a scorrere anche in un tempo come questo. La strada che noi abbiamo sperimentato anche come strada straordinaria di grazia è l'Azione Cattolica. Oggi serve ancora di più disponibilità, elasticità, docilità allo spirito, ci diceva Don Beppe prima, no? Per arrivare alle terre e alle persone assetate. Serve che allarghiamo quel torrente. Abbiamo bisogno di allargare quel torrente, perché la grazia scorra abbondante. Abbiamo bisogno di essere noi a fare spazio allo spirito. La gente in questo momento è particolarmente disposta ad un incontro come questo. Noi ci siamo, in questo tempo siamo ancora qui, anche questa sera. Non potete immaginare quanti incontri tengano insieme l'intera Azione Cattolica dentro alla Chiesa in serate come questa. Quante persone siano impegnate dentro a confronti, riunioni, momenti formativi, eccetera, eccetera. Noi ci siamo e riconosciamo questo tempo come tempo di grazia. Abbiamo la responsabilità di allargare le sponde di questo torrente. E allora penso valga la pena però chiederci che cosa è chiamata ad essere e a fare la C di San Benedetto di Partrasone Montalto in questo momento. Quanto deve allargare ancora le sue sponde? E a chi in particolare deve far arrivare quel segno di grazia che è innanzitutto la fraternità in questo momento? La gente ha bisogno di incontri, ha bisogno di disponibilità all'ascolto. Ecco, penso che dentro a queste due immagini è un tempo in cui le zolle sono rivoltate. In questo momento siamo chiamati, stasera siamo qui, per gettare ancora il seme buono, per gettare ancora la possibilità di un progetto in avanti, per pensare un'azione cattolica non solo del domani, ma dell'oggi e del domani. Seconda immagine, che cosa siamo chiamati ancora a fare oltre che a gettare il seme buono? Siamo chiamati a riconoscere questo tempo come un tempo di grazia e a allargare le sponde, e a far sì che questa grazia possa arrivare a quante più persone possibili. Vi do la parola a Lorenzo. Grazie Diego, grazie della tua preziosa testimonianza. Ma la serata non finisce qui. Chiedo, abbiamo una seconda parte, chiedo a Mattia, il nostro regista, che possiamo vedere un contributo video, perché per questa adesione ci siamo veramente superati. Quindi puoi mettere a tutto schermo, Mattia, così... Confronto, affidarsi. Coraggio. Affidarsi. Testimonianza. Condivisione. Relazioni. Affidarsi. Sentirsi parte. Affidarsi.
testimonianza. Ciao a tutti. Affidarsi. Raggio. Allora, avete visto le facce dei presidenti parrocchiali della nostra diocesi che si sono messi in gioco. Questo perché vi spiego un po' come è nata anche questa serata. Come comitato presidenti di tutte le parrocchie ci siamo incontrate più volte da settembre, dopo l'esperienza che abbiamo avuto al porto quest'estate con la nostra preghiera sul peschereccio. E ci siamo appunto interrogati su come proporre l'adesione in un momento molto difficile per l'impossibilità di incontrarsi, l'impossibilità di abbracciare delle le persone, di fare le nostre attività, di quello che abbiamo sempre fatto come Azione Cattolica. Allora i nostri presidenti ci hanno veramente messo la faccia e ci hanno messo anche tutto l'impegno. E poi ci sarà una bella sorpresa a fine della serata. E allora abbiamo chiesto di realizzare questo piccolo video, e quindi anche abbiamo chiesto loro a qualcuno di fare un salto tecnologico abbastanza lungo, di descrivere in una parola che cosa vuol dire aderire all'Azione Cattolica. Il risultato è schiacciante, perché come avete visto dal video, affidarsi non ha bisogno di riconteggi dei voti, era chiaramente la parola più utilizzata. Allora, per questa seconda parte dell'incontro abbiamo pensato di continuare a mettere la faccia ai presidenti, e adesso Mattia ce li dovrebbe mostrare tutti, abbiamo scelto alcuni presidenti per rappresentanza territoriale, e faranno a Diego delle domande che ci sono arrivate attraverso il form che abbiamo attivato negli scorsi giorni, il modulo di Google. Ci sono arrivate abbastanza domande, ne abbiamo scelte alcune più rappresentative, e quindi ancora una volta i nostri presidenti ci mettono la faccia e faranno un question time, come va di moda adesso, non al Premier Conte, ma a un altro Premier dell'Azione Cattolica. Quindi lascio la parola alla prima presidente. Vai Mattia. Buonasera, sono Alessia De Angelis, ho 34 anni e sono la presidente della parrocchia San Pio X di San Benedetto del Tronto. Noi volevamo chiederle quale può essere, secondo lei, il valore aggiunto di appartenere ad un'associazione, e nello specifico appunto all'Azione Cattolica. Io ci sto a rispondere, se al posto di lei tu mi dai del tuo a questo punto, perché va bene. Dentro la familiarità, ecco, possiamo provare. Allora, cercherò di rispondere in maniera così, in maniera semplice, perché poi queste tecnologie ci aiutano anche a dirci le cose nel modo più semplice possibile, se possiamo, no? Per non andare ad approfondire fin troppo, soprattutto visto l'orario, no? Alcuni temi. Però non scappo da questo. Quale può essere il valore aggiunto? Allora, 10 anni fa, magari c'eri anche tu. Magari c'ero. Anche tu. C'eri? Zero. E qual è il valore aggiunto se non un c'è di più? Se non un c'è di più? L'abbiamo cantato 1000 volte. C'è di più. C'è di più nel calore di un abbraccio, nel donare un sorriso a chi mi è accanto. C'è qualcuno come te, come noi, stando insieme, c'è di più. E poi, dicevamo addirittura, penso che il bello sta nel vivere il presente. Allora, qual è il valore aggiunto? C'è un di più nell'essere vicini, nel vivere questa esperienza, nel camminare insieme, nel proporre l'adesione all'Azione Cattolica. Il di più è quell'essere insieme, no?
noi siamo qui insieme questa sera. Quante persone isolate ci sono in giro per il paese? Noi questa sera non ci siamo arresi né alla poltrona né all'essere isolati. Sapevamo che c'era un di più nello stare insieme. E penso che dentro a questo di più c'è quel nostro farci carico insieme reciprocamente della vita degli altri, delle nostre comunità ecclesiali e molte volte anche delle nostre comunità civili dentro a qualche esperienza, no? Oggi il noi è il di più, il noi è il controcorrente in questo momento, no? Ma in questo noi c'è di più, e non tanto o non solo per quella che è la nostalgia per una bella celebrazione che non possiamo fare, o per un momento di gruppo che magari in questo momento non ci può essere, ma per la quotidianità di una telefonata, di una fraternità donata e condivisa, di un'attenzione, di un biglietto. Ci sono esperienze in giro per l'Italia di alcune attenzioni che sono partite a livello associativo, che sono state straordinarie, soprattutto in questo tempo, e hanno svelato il di più dell'essere dieci. Il di più è un'altra cosa, ecco, lo dico da papà di tre bambini. Io ho regalato ai miei bambini, attraverso l'Azione Cattolica, una polizza sulla loro vita. Una famiglia allargata, un modo bello di essere e di vivere la Chiesa, a misura loro. E gli altri? Cosa facciamo degli altri? Dovremmo avere il coraggio di dire: guarda, se ti voglio bene, siccome questa cosa ha fatto un sacco di bene a me, ti porto con me, te la propongo, te ne voglio parlare, perché tu puoi fare e ricevere un sacco di bene se mi vieni dietro. In realtà tutti abbiamo fatto l'esperienza di essere accompagnati. Oggi, per noi che siamo stati accompagnati, c'è la responsabilità di accompagnare qualcun altro. Ecco, il di più di questa adesione. Grazie. Grazie a te. Ciao, sono Sonia Pezza, di 57 anni, e sono presidente parrocchiale della parrocchia Regina Pacis di Centobuchi. E noi chiediamo: perché devo pagare la tessera a mio figlio, se poi chi non paga fa il suo stesso cammino e le sue stesse attività? Sonia, come la mettiamo? Il primo pensiero, che forse viene anche dall'esperienza che noi abbiamo fatto negli anni, no? Una volta dicevamo: cosa ho con la tessera? Hai il giornalino, hai questo, hai quello. Ecco, io penso che dobbiamo dircelo tra adulti e da adulti. Dobbiamo dircelo. Noi non paghiamo un servizio con l'adesione. Mi viene da dire che nemmeno accumuliamo punti per il paradiso con le tessere. No, non è che se abbiamo tutte le tessere dell'Azione Cattolica abbiamo la porta aperta del paradiso. Potrebbe aiutare? Forse, ma non è questo il senso. Noi viviamo un'appartenenza. Io penso che, se penso alla mia storia, alla mia vita, ma anche alla storia e alla vita di tante persone che ho incontrato in Azione Cattolica, dentro alla domanda chi sono io, c'è anche l'Azione Cattolica. Se non ci fosse la C, mi mancherebbe un pezzo. Allora, alla domanda che tu mi fai, mi verrebbe da rispondere: certo, perché tu devi pagare? Perché tu hai una storia? Tu hai una storia di relazioni in Azione Cattolica? Perché tu hai la possibilità, dentro la tua esperienza, di crederci a questa Azione Cattolica? E gli altri, se tu saprai contagiarli di entusiasmo con la tua appartenenza, ci arriveranno anche loro un giorno, Ripeto quello che ho detto prima: siamo stati tutti accompagnati,
ora tocca a te come socio, non solo come presidente parrocchiale, come presidente diocesano. Io penso che l'esperienza della C passi attraverso questa dinamica, che è la dinamica, oggi ahimè è una brutta parola, ma è la dinamica del contagio, no? È il contagio dell'entusiasmo, per cui a un certo punto dentro a questa esperienza il prezzo della tessera è un prezzo troppo basso per dire il valore dell'azione cattolica. Penso che su questo, chi ha fatto un po' di esperienza dell'azione cattolica, su questo siamo tutti d'accordo. Non è il prezzo della tessera a dirmi il valore dell'azione cattolica. E allora forse quel contributo è una parte che dà senso a tutto il resto, è un piccolo sacrificio che ci viene chiesto, poi magari proveremo anche a capire perché, ecco. Grazie. Ciao Sonia. Ciao Diego. Ciao. Sono Edoardo Damiani, ho 27 anni e sono il presidente della parrocchia di San Savino di Ripatranzone. Allora, la mia domanda è: a cosa serve materialmente la quota che noi versiamo per l'adesione? Tu fai una domanda furbetta, eh? Tu fai una domanda furbetta, ma è una domanda bella perché ci dà modo di capire che cos'è anche l'azione cattolica. Fuori magari dell'esperienza parrocchiale, fuori oltre all'esperienza diocesana. Noi intanto proviamo a pensare, siamo in 300.000 in Italia, più o meno, un po' meno a dire la verità in questo momento. Noi siamo laici, tu lavori o studi? Io lavoro. Ecco, tu lavori. Abbiamo tutti la concretezza del quotidiano, quindi ci parliamo da persone che sanno benissimo quale sia il quotidiano, che è fatto di strutture, è fatto, certo, quello dell'azione cattolica, di tantissimo volontariato, di tantissime persone che regalano generosamente doni, tempo, e a volte dentro al loro sacrificio c'è anche un dono e un sacrificio di denaro. Ma dentro a queste, a questa struttura c'è anche il bisogno di competenze, di dipendenti, di una stabilità, ad esempio, a livello centrale, ma anche a livello diocesano, che vada oltre i trienni, perché non può cadere tutto dopo un triennio e tutto si ricostruisce. Questa è la prima idea. La seconda idea è che questa struttura ha delle modalità, e le modalità sono fatte a volte di quelle vicinanze che le diocesi, le parrocchie chiedono. Dal centro nazionale, io nel mese, nei mesi di gennaio e febbraio, ho fatto Sud Italia e isole più e più volte per le assemblee diocesane. È ovvio che le spese di chi va a incontrare le diocesi sono a carico di chi? Sono a carico del centro nazionale, ma che paga con questo tipo di fondi. Nello stesso momento vi dico anche che tutte le guide, i testi personali, tutte le riviste che arrivano, sono pensati e preparati da gente che fa prima di tutto l'esperienza che viene proposta, quindi da gente che si incontra. E guardate che questo è un dono e è un valore, è un patrimonio grandissimo dell'associazione. Domani mattina potremmo dire, beh, ma al posto di incontrarci non potremmo vederci come facciamo adesso sempre su questi, con questi canali, no? Forse il valore dell'incontro attorno anche a una programmazione, a una progettazione, ha bisogno di persone che davvero vivano un accorciare le distanze, ecco. Vivano anche l'esperienza del centro nazionale come cuore di tutta l'associazione. Poi vi dico questo, che è vero, qualcuno dice, ma la quota, quant'è la quota? Come viene ripartita la quota? C'è una quota nazionale,
c'è una quota che rimane alle diocesi, a volte anche le parrocchie mettono una parte di questa quota. Io quello che posso garantire per la mia esperienza di azione cattolica è che qui tutti ci rimettono e nessuno ruba. E questa è la cosa che ci deve sollevare da qualsiasi tipo di sospetto che può nascere dentro a questo. Se abbiamo la libertà di chiedere 10, 12, 15 euro per una tessera, è dentro alla libertà per cui poi riusciamo a restituire un valore ben più grande di tutto questo. Tra l'altro sono 4 anni che le tessere non aumentano a livello nazionale. C'è poi un altro strumento che vi suggerisco di andare a cercare nel sito nazionale, che è il bilancio di sostenibilità. Certo, anche l'azione cattolica come ogni struttura ha bisogno di essere ripensata nel tempo. Abbiamo 150 anni, no? Abbiamo già rivisto lo statuto, eccetera, eccetera. Però penso davvero che alcuni strumenti che chiariscono poi qual è la vita e il patrimonio dell'associazione, come il bilancio di sostenibilità, ci aiutino ad avere più fiducia anche dentro alle relazioni e dentro alla casa che abitiamo. Ultima cosa che vi dico, la dico per scherzo, ma mi piace dirla perché è una novità dell'anno scorso, c'è un portale delle convenzioni che voi trovate anche in una delle parti della tessera, no? È un portale, un socio l'altra sera mi ha detto il portale delle convenienze, perché mi conviene di essere 10. Ecco, non mi piace dire che c'è una convenienza, però dentro al tempo che stiamo abitando, dentro alle possibilità che ci sono state offerte, c'è stata anche questa, il fatto che se ci mettevamo tutti insieme c'era la possibilità di avere alcuni sconti dentro a questo portale delle convenzioni che poi siamo andati a strutturare scegliendo le aziende. Ecco, è un qualcosa che dice di un'azione cattolica che sta cambiando e vivendo anche il tempo attuale, no? E quindi cambiando anche un po' il suo alfabeto. Grazie di cuore, Edoardo. Grazie a te. Ciao, sono Lorena. Ciao, Lorena. 46 anni, presidente della parrocchia Madonna della Speranza di Grotta al Mare. E avremo questa domanda. Ogni anno il parroco propone di fare la tessera dell'Azione Cattolica e l'anno scorso l'ho fatta anch'io perché pensavo che mi avrebbero invitato a degli incontri. Ma non ho saputo mai nulla di iniziative per gli adulti, sempre solo ACR. Perché? Cara Lorena, tanto hai solo un anno in meno di me. Okay. Io sono un 73, tu sei un 74. Sì. Ecco, allora, come poter risponderti a questa domanda? Parto con una chiave di lettura che è questa. L'Azione Cattolica, da quello che si legge nell'articolo numero 1, è un'associazione di laici. Di laici. Quindi è anche tua, è primariamente tua, anzi è prima tua e poi del tuo parroco. La responsabilità è prima tua di creare quell'incontro, quella possibilità, quell'occasione, quell'opportunità, certo, insieme al tuo parroco, dialogando con il tuo parroco, in sinergia con il tuo parroco, con il presidente parrocchiale, eccetera, eccetera. Io penso che dobbiamo avere la capacità da presidenti parrocchiali, da presidenti diocesani, di metterci in ascolto di quelli che sono i bisogni, le domande di un adulto che ha bisogno di un incontro, per riconoscerle e poi trovare le strade, perché siamo
Azione Cattolica. A un certo punto non basta che facciamo filosofie, dobbiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa. Papa Francesco, è interessantissima la chiave di lettura che dà relativamente alle persone e alla Chiesa che vuole essere missionaria. E a un certo punto dice cinque verbi, regala cinque verbi nell'Evangelio di Gaudio. E dice, una persona è missionaria nel momento in cui sa prendere l'iniziativa. Ecco qua. Il mio parroco non l'ha fatto. Nel momento in cui sa coinvolgersi, mi butto dentro in qualcosa. E casomai faccio da lievito da dentro a questa cosa per farla crescere. Terzo, le persone sono missionarie, le persone e le comunità sono missionarie nel momento in cui sanno accompagnare, mettersi a fianco agli altri. Quarto, le persone e le comunità sono missionarie nel momento in cui sanno fruttificare. Nel momento in cui sei piantato dentro alla comunità e fai qualcosa di buono, nascono anche dei frutti. E ultima cosa, ultimo verbo che regala Papa Francesco, le persone sono missionarie nel momento in cui sanno festeggiare per i risultati ottenuti. Allora, io penso che dentro alla domanda che tu mi fai, ci stia dentro questo percorso, no? Ci sia dentro il prendere consapevolezza che vale la pena davvero prendere le iniziative, coinvolgersi dentro alla nostra comunità, accompagnare gli altri magari dentro un confronto per far sì che non sia l'idealità di uno, ma sia il cammino di molti, quello che andiamo a proporre. E poi quel fruttificare, quel dare frutti e quel festeggiare alla fine. È straordinaria l'idea del festeggiare. A noi sembra in certi momenti, soprattutto in un tempo come questo, l'altra sera da una diocesi è venuto il tema di come in questo momento, ricevuti i sacramenti, le famiglie non possano festeggiare. Nella comunità abbiamo bisogno di festeggiare. E a volte qualcuno riconosce il sacramento partendo dal festeggiare. Non ha l'alfabeto liturgico, ma può riconoscere che lì c'è un evento importante a partire dalla festa. È straordinario tutto questo. Ecco. Grazie, Lorena. Grazie a te. Ciao Diego. Ciao. Sono Rosario Brucciolo. Ho un anno più di te. Ah. Siamo in scala, io, te e Lorena. Ok, siamo in scala. Sono il presidente della parrocchia di Cristo Re di Porto d'Ascoli. La domanda che voglio farti io è, considerando il momento, insomma, che stiamo vivendo molto, molto particolare, abbiamo assistito a un riavvicinamento delle persone alla fede. Diversi giovani, diversi adulti si sono avvicinati alla Chiesa, si rivedono in Chiesa, hanno a che fare con la fede. Ci chiedevamo come fare a coinvolgerli, cioè come fare a far riaccendere quella fiammella che dell'entusiasmo che li potrebbe portare poi all'adesione. Non è facile, non è così immediato, non è facile. Mi faccio aiutare anche qui da un'immagine. Un vecchio sacerdote che era stato in missione tra i lebbrosi, una volta mi ha sollecitato con questa immagine che io vi ripropongo questa sera. Una mano sempre aperta o sempre chiusa è una mano malata. Servono mani che sappiano aprirsi per poter stringere altre mani. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che a fare la differenza sono le relazioni personali. Servono mani, piedi, occhi. In questo momento
abbiamo gli occhi, no? Che parlano. Riusciamo a parlarci con gli occhi. Io sono un agente di commercio nella vita e entro nei negozi e devo interpretare lo stato di salute, ma anche l'umore dei miei clienti attraverso gli occhi. È una lettura faticosa questa, in questo periodo. E penso, appunto, servono mani, piedi, occhi che sappiano incontrare gli altri, che sappiano vedere anche oltre, che sappiano scavare oltre, mettendosi in ascolto delle domande più profonde delle persone che incontriamo. Serve riscoprire personalmente insieme che siamo generati dall'amore di Dio e siamo generati per amare. Cioè riscoprire la gioia di venire da quella radice comune e senza mezze misure che è il Vangelo. Di essere generati e di appartenere alla Chiesa. È la Chiesa che ci ha generati. E di condividere nella preghiera una comunione che non ha limiti di distanza. In questo momento qua penso dobbiamo prendere coscienza di questo bisogno che abbiamo gli uni degli altri, perché dentro a questo poi nasce il sostegno reciproco. Servono certo mani, occhi, servono anche strade e idee nuove, servono dentro per un tempo inedito, servono intuizioni inedite, come state già facendo questa sera. In realtà stiamo facendo un qualcosa con un alfabeto completamente nuovo. Un anno fa, chi l'avrebbe mai detto che facevamo tutti questi, che c'erano tutte queste possibilità di incontro? Perché io e te ci stiamo incontrando questa sera. Stiamo accorciando le distanze guardandoci negli occhi, seppur a chilometri e chilometri di distanza. È un alfabeto nuovo, lo stiamo imparando. Certo, non vediamo l'ora di vederci per bere un caffè insieme, ok? Sì, sì. Ma nello stesso momento, in questo momento, non solo ci accontentiamo, ma attraversiamo questo tempo, che è comunque tempo di grazia, riconoscendone i segni. Questo è uno dei segni. Lo Spirito fa cose nuove, suggerisce cose nuove. A volte dobbiamo stare attenti a ciò che lo Spirito suggerisce. In questo tempo abbiamo avuto un sacco di segni di novità, anche dentro all'azione cattolica. Io ho scoperto delle cose straordinarie, cioè nel primo periodo di lockdown c'erano, mi raccontavano della Sardegna, c'era a un certo punto un'infermiera che era da un'altra regione, abitava in Sardegna ed era positiva. C'erano i giovani dell'azione cattolica che si davano il turno per portargli la spesa e la sera loro fuori dal cancello le tenevano compagnia. Forse non avremmo fatto gruppo quella sera, ma sicuramente abbiamo intessuto un legame di fraternità e di umanità che vale l'adesione all'azione cattolica. Vale l'adesione. Perché poi difficilmente facciamo una cosa del genere da soli. Facciamo in gruppo, la facciamo insieme, ci sentiamo di stimolare i nostri giovani attorno a queste attenzioni. Serve che abbiamo a cuore il bene di chi ci sta accanto, fino a perdere l'equilibrio e la timidezza, fino ad invitarlo. Vieni e vedi. Il Vangelo a un certo punto, no? Dice che l'invito è questo, vieni e vedi, fidati, ha fatto bene a me, dicevo prima, sono certo che sarai felice se verrai. Questo lo possiamo fare tutti, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, adultissimi. Per questo voglio dire, a volte la campagna adesioni non è una questione di strategie, non è una questione di strategie, ma di testimonianza, di quanto arrivo a conquistarti il cuore. Magari se al lavoro o in qualche incontro raccontiamo la gioia con il volto, anche solo con gli occhi,
di quello che abbiamo vissuto stasera, a qualcuno magari verrà la curiosità, in qualcuno solleciteremo la domanda di dire: ma qualcuno dice, ma esiste ancora la Azione Cattolica? Ma cosa ti fa sta Azione Cattolica? Perché tu alle 10.08 di stasera sei ancora piantato lì. Ecco, io penso che dobbiamo un po' sollecitare questo tipo di domande. Grazie, grazie mille, Rosario. Grazie ai presidenti. Faccio solamente un attimo una precisazione, che i presidenti hanno prestato facce e volti, anche perché la domanda di Lorena, forse tu lo conosci il parroco di Lorena, perché è Don Dino Pirri, quindi non era... Lorena si è prestata. E come se lo conosco? Prima che domani ci arriva una denuncia, è meglio che... Allora, grazie Diego. Nel frattempo, se qualcuno vuole lasciare una domanda, può commentare. E intanto diamo qualche avviso come ammessa, perché non si va via se non ci sono gli avvisi. E poi c'è la sorpresa finale che in tanti stanno richiedendo. Prima però ci saluta Lorenzo Di Rienzo, che è il segretario, penso che Diego lo conosci, è il segretario del settore adulti, che ci saluta dalla diocesi di Chieti, e lo saluto anch'io. Ci siamo scambiati assemblea prima del lockdown. Grazie della tua presenza, Lorenzo. Allora, brevemente qualche avviso e vediamo poi se abbiamo qualche domanda, e poi ci sarà il saluto di Luigino, che è il nostro assistente unitario, che è sotto tra gli ospiti. Intanto un ringraziamento particolare lo devo rifare sia al comitato presidenti, che ha elaborato tutto quello che adesso vado a illustrarvi, ma un ringraziamento ancora più particolare lo devo fare a tre persone di questo comitato presidenti, che sono Rosario della parrocchia di Cristo Re, Alessia della parrocchia di San Pio X e Anna Calvaresi, che è la nostra segretaria diocesana, perché loro hanno costituito l'equipe di segreteria e quindi concretamente hanno coordinato i lavori, hanno mandato messaggi, hanno lavorato fino a di domenica, fino a tarda notte, quindi sono stati loro un po' il collante di tutti i presidenti, e è necessario un ringraziamento particolare a loro. Che cosa ha preparato il comitato presidenti? Alle 22, quindi 10 minuti fa, si è sbloccata la pagina del sito diocesano con tutti i materiali per le adesioni. È stato preparato un piccolo sussidio dove ci sono delle proposte di attività, alcune che sono veramente di alto spessore, sono molto molto interessanti, sia per l'ACR, sia per i giovani, sia per gli adulti, da poter vivere anche online. In realtà sono delle semplici indicazioni che possiamo dare ai nostri soci per prepararci alla festa dell'adesione. Quindi vi consiglio di scaricarlo, di guardarlo, ci sono anche le indicazioni per la celebrazione della messa dell'8 dicembre. Io, come abbiamo già mandato per email a tutti i presidenti, rinnovo l'invito a tutti, visto che ancora abbiamo la possibilità delle celebrazioni eucaristiche in presenza, di svolgere il rito di benedizione delle tessere dell'8 dicembre o nelle domeniche successive. Quindi vi invito a mantenere questo rito, che è importantissimo per noi, anche se poi non potremmo festeggiare con pranzi, con giochi eccetera, però è importante continuare nello spazio del sito. C'è anche un segnalibro con la preghiera dell'adesione in formato stampabile, e poi trovate anche il video che avete visto prima con tutti i presidenti, quindi lo potrete rivedere, potrete ritrovare il vostro presidente preferito, mettete un like, così vediamo chi sarà l'eletto a succedere alla presidenza diocesana, perché la campagna elettorale ormai già è aperta, quindi uno di loro dovrà uscire a ricoprire questo ruolo. No, scherzo, hanno fatto veramente un ottimo lavoro.
E l'ultimo avviso, che è abbastanza importante, è che quello che anche quest'anno vivremo insieme la veglia dell'adesione. L'abbiamo un po' spostata di data, la faremo lunedì 7 dicembre, orario serale, ancora da definire in base alla normativa su coprifuoco e quant'altro, e la vivremo in modalità online, quindi in diretta su YouTube. Poi vi faremo sapere le modalità, ma non per questo, perché la vedremo su YouTube, non parteciperemo tutti quanti, perché siamo già all'opera per garantire la partecipazione di tutti, anche se sarà in formato video. Quindi con diverse modalità, anche quest'anno abbiamo ritenuto importante stringerci in preghiera il giorno prima della festa dell'adesione. E dal Banco Ave ci segnalano solamente alcune cose, un po' di promozione anche della casa editrice, dell'Azione Cattolica. Il primo è questo, che è il nuovo progetto formativo dell'Azione Cattolica. I presidenti parrocchiali hanno già ricevuto una copia in omaggio dal Centro Diocesano. È disponibile presso il Banco Ave, quindi potete contattare Michele per averlo. Ci sono disponibili anche i sussidi di avvento per le varie fasce, per i vari settori, e il Banco Ave, visto che da domenica ci sarà la nuova edizione del Messale, entra in vigore la nuova edizione del Messale, quindi anche con la nuova preghiera del Padre Nostro, Michele ci consiglia il Padre Nostro per i piccoli, sempre un libro dell'editrice Ave, che appunto spiega questa preghiera ai più piccoli. Dopo gli avvisi del Banco Ave, quindi vi ricordo che trovate tutto sul sito diocesano, c'è questa pagina disponibile con tutti i materiali. Faccio presente che il settore giovani ieri ha condiviso un interessante dossier, il settore giovani nazionale, dove ci sono delle proposte, un dossier che si intitola Stretto Contatto, dove ci sono delle proposte anche in vista dell'adesione. Ogni mese uscirà questo dossier per vivere le esperienze di gruppo in questo momento difficile. Quindi vi invito anche ad accedere al sito nazionale per andarlo a cercare. Mi stanno massacrando di messaggi i presidenti che non hanno ancora ricevuto le tessere, ma a breve le riceveranno, ne mancano pochi. Il giro quest'anno è lungo perché, non potendole consegnare alla festa dell'adesione, stiamo facendo il giro personale. Quindi a breve tutti i presidenti, molti l'hanno già ricevute, ma potete vedere la lista che ho qui, vedete che il giallo sono i consegnati, i bianchi non sono consegnati. I gialli erano sicuramente maggiori dei bianchi, quindi stiamo concludendo. Allora, adesso lascio la parola un attimo a Don Luigino, che è il nostro assistente unitario, che è collegato dalla sua parrocchia. Piccolo. Mi sentite? Sì. Sì. Oh, bellissimo. Ma un pensiero, poi mi ha suggerito Lorenzo la benedizione, ma pure c'è qualcosa anche dopo, Lorenzo? I saluti e la buonanotte. Ah, va bene, no, perché la sorpresa, non so qual era, solo io la bella sorpresa, non mi sembra strano. La sorpresa era di mandare preparati dei presidenti. Ah, ecco, bellissimo. Bene, io ho pensato, mentre sentivo, bravissimo il nostro presidente friulano, un pensiero, potrebbe avvenirci un rimorso, mi è venuto in mente il contrario delle vele spiegate. E sono andato a ritrovare una poesia di Spoon River di Ederly Master, dove dice, conoscete forse questa antologia di Spoon River, dove sulle lapidi dei morti di questo cimitero ci sono un po' raccontate le storie delle persone che hanno vissuto e che sono morte. Allora c'è questa che richiama la vela, dice così: molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito, una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì ed io
mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta ed io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò ed io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto, avevo fame di un significato nella vita e adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura. Quell'inquietudine è del vano desiderio, è una barca che anela al mare oppure lo teme. E quindi dico, a conclusione di questo ingono, che diceva Lorenzo, e quindi che non ci sia questo rimorso, no? Una vita senza senso, sempre vissuta con le vele ammainate. Invece, dice il nostro vescovo, e ve lo leggo questo versetto brevissimo, quando dice: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Se lo Spirito è il vento che ci muove, dice così. Poi fa un commento, secondo me, a quella bellissima parolina che stava scritto sulla scuola di Barbiana, I care, no? L'opposto di dire un rimorso, sarà un rimorso, dice mi interessa, mi sta a cuore, dice le cose che ricordiamo nello spirito ci stanno a cuore, ci appassionano e ci riempiono il cuore di pace, di serenità, ci infondono vigore. Nello spirito ci sta a cuore Gesù, la Chiesa, il bene non solo nostro, ma anche quello degli altri, quello delle nostre comunità parrocchiali. È questo che dà senso alla vita cristiana. Io vorrei aggiungere: l'azione cattolica è un'esperienza fondamentale per questo senso della vita. Bene, buona festa dell'adesione a tutti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, vi custodisca, vi mostri il suo volto, vi doni la sua pace, vi sia propizio Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie. Un ringraziamento anche a tutti gli assistenti che erano collegati su YouTube, quindi c'erano anche loro. Grazie per il vostro accompagnamento e per la premura che avete nei nostri confronti e in tutti i settori. Quindi questo ringraziamento era d'obbligo. E il ringraziamento più grande a Diego: in questi giorni ti arriverà un pacco, dentro questo pacco ci sarà sicuramente qualcosa per riempire lo stomaco delle nostre zone, ma sicuramente ci sarà l'affetto e il ringraziamento di tutta la diocesi di San Benedetto del Tronto. Ecco, vi ringrazio di cuore, era una cosa, anche questa è una sorpresa grande che mi fai questa sera. Vi dico un augurio. Abbiamo parlato questa sera tanto di barca, abbiamo parlato tanto di vela. Ecco, l'augurio è quello di tenere d'occhio che quella vela è sostenuta dall'albero maestro. C'è un albero maestro nella barca che alla fine è ciò che ci tiene piantati dentro a questo tempo, dentro a questa umanità, ma a partire da un'esperienza di chiesa, a partire da un'esperienza legata alla parola e all'Eucaristia. Io penso che quell'albero maestro alla fine è ciò che non dobbiamo perdere d'occhio, ben sapendo che colui che è albero maestro è anche colui che sa camminare sulle acque. E anche nel momento in cui ci sembra dorma sulla barca, lui è lì sveglio e pronto a calmare le acque. È un tempo di mare mosso, quello che stiamo vivendo. Ma non è un tempo di assenza, non è un tempo di distanza del Signore. La presenza tra noi, la fraternità che viviamo, è presenza del Signore, anche questa. È compagnia, se vogliamo, no? È consolazione. È un modo anche questo per sentirci protetti dentro a questo cammino di chiesa. Ecco, l'augurio che vi faccio è davvero questo.
insieme all'augurio di andare a vedere spiegate. Grazie del bellissimo augurio, grazie a tutti quelli che non si sono arresi alla poltrona stasera, ma hanno deciso di accendere il computer e di seguirci. Siamo nell'ora un quarto, quindi come mi ricorda sempre Alessia, i tempi serrati su online bisogna essere rapidi. Dimenticavo solamente il ringraziamento al Consiglio Diocesano che si è fidato e ha affidato ai presidenti parrocchiali questo compito importante della promozione dell'adesione. Quindi rinnovo l'appuntamento, ci vediamo il 7 dicembre. In questi giorni seguiteci sulle pagine social perché ci sono novità grosse, quindi continuate a seguirci e grazie, e con i sorrisi di questi presidenti vi auguriamo una buona notte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Grazie.